Ed eccoci ben ritrovati in diretta, siamo in compagnia di Michael Rocchetti, in arte Michael Mirko, buongiorno. Ciao a tutti. Allora, tu sei un fumettista sempre più in scena, diciamo, perché partecipi anche al progetto Fumetti nei Musei, un progetto a livello nazionale, 22 fumettisti, tu sei tra questi 22 e sei in due musei. Sì, Fumetti nei Musei è un progetto voluto dal Ministero, leggo perché sono talmente tante le informazioni, il Ministero dei Beni Culturali, Franceschini, voluto per, è un ottimo progetto che vede la partecipazione di 22 musei italiani in una collaborazione con altrettanti autori di fumetto, va detto tra i migliori, nel senso che per una volta, certo, la collaborazione funziona, sono sempre stati prodotti materiali per il Ministero, però in questo caso è un progetto estremamente autoriale, quello interessante. E quindi 22 musei avranno 22 fumetti, albi e fumetto, realizzati appositamente in collaborazione con altrettanti artisti, che verranno distribuiti ad aprile. Adesso sono stati presentati a Roma, verranno distribuiti ad aprile nell'ambito di esperienze didattiche con i bambini in maniera gratuita. È stato presentato adesso a Roma, all'Istituto Centrale per la Grafica. In particolare, Michael, tu sei alla Galleria Nazionale delle Marche, sì, tu nel senso le tue illustrazioni, e presso la Reggia di Caserta. Abbiamo realizzato due librini, uno per la Galleria Nazionale delle Marche di Urbino e uno per la Reggia di Caserta. Tutti i fumetti sono per bambini e ragazzi. I fumetti che avevo realizzato io sono stati proprio per bambini, per un pubblico ancora più piccolo. Sono stati presentati, ripetevo, all'Istituto Centrale per la Grafica a Roma. Saranno in mostra fino al primo aprile, una preview delle tavole. Sono anche degli originali. Però questo è un progetto voluto dal Ministero e fatto in collaborazione con la Coconino Press Fandango, la casa editrice, che ha provveduto a selezionare il materiale e realizzare per una volta dei albi che sono appetibili anche esteticamente, nel senso non sono una solita cosa noiosa, e anche le storie non sono storie ambientate estremamente didattiche, proprio siccome l'idea era quella, che il fatto che comunque uno il museo viene donato a chi lo visita, quindi, certo, non dovesse essere un progetto didascalico, qualcosa che riraccontasse per l'ennesima volta con la scusa del fumetto le stesse cose, ma che fossero delle avventure proprie ambientate dentro al museo, con uno scenario, cioè il museo fa da sfondo, proprio per da cornice, d'avventura. I più giovani al, esattamente, museo. È un progetto più evocativo che didascalico. Ci puoi in qualche modo illustrare i tuoi fumetti? Che cosa raccontano? Allora, la cosa divertente è stata andare in un museo per una volta senza che ci fosse nessuno. Quando andavo ai musei da piccolo erano meravigliosi, però c'era sempre qualcuno che ti stava dietro e diceva non toccare qua, non fare qua, non andare lì, non andare lì. Poi a me andava detto due volte perché ero uno dei più frenetici in questo. Per una volta abbiamo potuto vedere i musei da star, nel senso che senza nessun, cioè chiaramente c'era lo staff del museo che ci portava in giro, però non avevamo nessun custode, certo, alle calcagne e nessuna maestra, cosa che è un bel fregio per me. E abbiamo potuto vedere il museo anche le parti che solitamente non sono visitabili, oppure vederlo comunque più da vicino. Qualche volta ho toccato cose che non dovevo toccare, mi è stato. L'avete potuto. Si sono ricordati di rimproverarmi di anche. Sì, abbiamo vissuto di sera, quando era spento il museo. L'idea quindi era un po' quella di. Per la Galleria delle Marche abbiamo inventato una storia dove delle ragazzine vanno a visitare il museo e a un certo punto succede qualcosa di strano. I fumetti iniziano sempre così, le storie. Tutto è normale e poi a un certo punto succede qualcosa di strano. E quello che è strano è che il museo si sta allagando e poi scopriranno semplicemente perché. E invece quella di Reggio di Caserta è una storia che volevo far avvicinare i bambini all'amore per le cose, per gli oggetti, perché ancora non rispettiamo assolutamente gli esseri viventi in nessuna forma, però era interessante anche che per una volta si parlasse anche di rispettare le cose, che è quello che succede in un museo, no? Rispettare la storia, rispettare, certo, una vecchia sedia, trattarla non per una vecchia sedia ma per una sedia antica. E quindi è una storia che insegna ai bambini a rispettare le cose in una maniera tutta matta. I fumetti saranno scaricabili dai siti, quindi potranno essere letti, potranno essere tutti letti e scaricati gratuitamente. Però fisicamente questi volumi, che sono, ripeto, belli anche da toccare e da vedere, saranno distribuiti solamente a chi ha
Al museo. Al museo. Allora, noi ci fermiamo per una breve pausa e poi ritorniamo qui. Restate con noi. Questa mattina siamo in compagnia di Michael Rocchetti, in arte Michael Mirko. Allora, dal 23 al 25 sarai a Padova, giusto? Sì. Dove presenterai in anteprima il tuo ultimo scritto. Lo presentiamo in anteprima al B-Comics, che è una fiera nata da poco, dovrebbe essere la seconda edizione se non sbaglio. E presentiamo gli Arcanoidi, che è il nuovo libro, che è la nostra nuova graphic novel che esce per Coconino Press e Fandango. Nuova su carta perché è già uscita in passato, un libro di qualche anno fa che uscì come esperimento su internet pubblicando una tavola al giorno. La storia si chiama Gli Arcanoidi, morte, avventura e basta, e inizia ricollegandoci al discorso di prima, al fatto che tutto andò bene fino a che non successe qualcosa. Questo è l'intro, perché in tutte le belle storie lo ripeto, è proprio così, che tutto è normale fino a che non capita qualcosa di strano. In questo libro poi da lì succede tutto di strano, ogni pagina c'è una sovversione della storia. Sarà un libro a colori che uscirà a metà marzo, entro metà marzo, poi saremo in giro a presentarlo. Michael, è una continuazione di quello che già hai fatto, c'è qualche elemento nuovo, insomma? È stato sistemato, rivestito, poi sarà un libro esteticamente molto appetibile. In tutti i nostri progetti fumetto cerchiamo che il libro, la forma si fonda estremamente col contenuto, cioè la grafica non sia semplicemente un bel libro, ma che il modo in cui viene stampato racconti, aggiunga alla storia. Cioè, se fosse stampato in un altro modo non avrebbe lo stesso significato, quindi è più facile quando uno lo tocca il libro, però sono, certo, libri che a vederli sono fisicamente raccontano di più che a leggerli magari su internet o fotocopiarli, insomma. A che pubblico ti rivolgi in particolare? Guarda, quando abbiamo fatto fumetti per bambini tutti si erano stupiti, perché il primo fumetto per bambini, Palla Rossa e Palla Blu, uscito per la BAO 2 anni fa, era veramente il primo progetto per bambini. Però in realtà tutti i fumetti nostri sono per bambini, o meglio, sono storie che piacciono ai bambini, che poi per gli adulti ogni tanto ci aggiungiamo, certo, qualche parolaccia, perché gli adulti sono più imbecilli e occorre bisogna inseguirli di più. Tutte le storie che facciamo sono sempre raccontate che possono essere lette dai bambini, anche perché io da piccolo non ho avuto mai problemi a leggere storie più adulte di quello che difficilmente il fatto che noi ci proponiamo l'idea che delle storie possano essere lette dagli adulti, ma un'idea che ci facciamo solo da adulto. In realtà da bambino uno assorbe poi quello che deve assorbire. È un libro per tutti, chiaramente, questo è però colorato. Che poi si potrà trovare dove questa? In tutte le librerie, esce per la Coconino Press, l'etichetta Fandango, in tutte le librerie, store, su internet, Amazon. A partire da quando più o meno da sarà metà disponibile? Marzo. Ok. La metà marzo esce. E ritornando invece al discorso di prima, magari un invito ai bambini, ai genitori, a portare i ragazzi nei musei. Ricordiamo che tu sei presente alla Galleria Nazionale delle Marche, alla Reggia di Caserta, all'interno di questo progetto nazionale del MIBACT. Sì, già è bello portare i bambini al museo, è ancora più bello se poi tornano a casa che gli regalano pure i fumetti. Certo, è vero. Portiamoci lì a prescindere. E c'è altro che vuoi aggiungere? Magari tutti coloro che ci stanno ascoltando di acquistare la tua ultima pubblicazione, perché no? Compratela, perché non dovete comprarla. Per passare qualche ora anche in spensieratezza. Assolutamente, grazie Michael, grazie per essere stato in nostra compagnia. R9 Con termina qui.